arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per professione l'ingannapopoli. Peppino aveva distribuito un volantino molto pesante in cui accusava Badalamenti di essere esperto in lupara e traffico di eroina. Ma che fa, ti lamenti? No, no, non mi lamento affatto. Bada. A come ti lamenti? Bada a come ti lamenti. Mio suocero è stato richiamato, è venuto qua a casa nostra Palazzolo, luogotenente di Badalamenti. O ce la fai a smettere, ci possono ammazzare. No, tu non l'ammazzi mio figlio. L'unico piacere che ti posso fare è di buttarlo fuori di casa. Mio suocero ci comunica: devo fare un viaggio, però non vi dico né dove vado né cosa vado a fare. Veramente non ne potete più di sti chiamati, sti minacce di Badalamenti. Signore, in America, forse cercare protezione per un figlio. La cugina americana chiede a mio padre, a Luigi, perché ti trovi negli Stati Uniti? Sta succedendo qualcosa a Peppino? Stiamo ad ammazzare a mio figlio. E io ci disse che a mio figlio non vanno a toccare. Stanno ammazzando a me, non a mio figlio. Dopo che lui è rientrato, dopo un paio di mesi, mio suocero è morto. Era stato investito da una macchina. Davanti alla porta della casa di Peppino, questi tre gradini erano pieni di gente che era venuta a fare le condoglianze. Ricordo Peppino che si scaglia contro queste persone cercando di allontanarle, dicendo: con quale diritto siete qui, voi che l'avete ucciso non potete essere qui davanti alla mia porta in questo momento. Noi che tentiamo di tenerlo senza riuscire a tenerlo, perché la sua rabbia in quel momento era talmente tanta. Mio padre era diventato un pericolo per l'organizzazione mafiosa. Appena lui è morto, io ho capito che veramente Peppino era a rischio. La sera, la notte e la mattina eravamo stati tutto il pomeriggio a Radio Out, come ogni pomeriggio. L'8 maggio Peppino aveva rilasciato un'intervista a un'altra radio di Terrasini e la stavamo ascoltando, e poi si stava discutendo, gli hanno tagliato delle cose che aveva detto. Era stata censurata tutta la parte che riguardava i nomi dei mafiosi e la presenza mafiosa nel nostro territorio, per cui erano sparite le parole di Peppino. Lui doveva andare in paese perché aveva dei parenti americani da salutare, e poi alle 9 avevamo un'assemblea per parlare di un comizio per la campagna elettorale. Erano quasi le 8 di sera, abbiamo pensato: andiamo a mangiare qualcosa, ci rivediamo qua fra un'oretta. Ci siamo lasciati così, lui è partito prima, è uscito dalla scala, l'abbiamo visto andare. Ha dato passaggio in macchina fino a casa mia, cioè poco sotto la radio, l'ho salutato, ho avuto l'impressione che fosse seguito da una macchina nera di grossa cilindrata. Dopo quel momento non l'ho più rivisto. Nel frattempo era venuto Giovanni Riccobono, un compagno nostro, tutto preoccupato, cercando Peppino, ancora non ci eravamo divisi, solo lui se n'è andato e qualche altro. Quando Giovanni è arrivato alla radio lo abbiamo visto molto agitato. Ci ha detto: ci doveva dire qualcosa di importante, Peppino non c'era, dice, ma io devo dire qua c'è una cosa, che cos'è questo? Il pomeriggio dell'8 maggio a me è stata fatta da parte di un mio parente una raccomandazione di non andare in paese perché quella sera sarebbe successo qualcosa di grosso. Questa cosa l'abbiamo subito avvertita come un,
un brutto segnale. Con questo problema, questa paura, ci siamo rivisti e siamo andati a cercare Peppino subito. Abbiamo chiesto a qualcuno che conoscevamo in giro se lo avevano visto a Cinisi, ma nessuno lo aveva visto e quindi cominciavamo a preoccuparci. Peppino aveva ricevuto minacce in passato e pochi giorni prima la sua macchina, la 850 Fiat, era stata sabotata. Qualcosa di strano era successo. Peppino non era il tipo da ritardare. Con altri due siamo andati a Cinisi, sono andato a casa di Peppino. Verso le 10 bussano alla porta, io vado ad aprire ed era Giovanni Riccobono. E io ho chiesto di Peppino, dice no, Peppino non è venuto. Perché non è venuto? C'era la cugina, aspetta. E subito da quel momento ci è venuto proprio il panico. Mi sono preoccupato quando sono venuti i compagni di Peppino a cercare Peppino, dicendo che sì, lo cercavano per una riunione importante che ritardava. E ci siamo messi a cercarlo anche fuori di Cinisi, nelle campagne, a mare e in tutte le trazzere. Siamo arrivati proprio anche fino a lì dove è stato ritrovato, qualche cento metri prima. Siamo entrati in questa stradina, molto piccola, sterrata. Non si vedeva la fine della strada, pensavamo che la strada morisse là e siamo tornati indietro. Sul tardi abbiamo sospeso le ricerche, ma eravamo disperati perché ci aspettavamo qualcosa di terribile, insomma. Peppino si è allontanato e la sera alle 8 dalla radio da Terrasine per andare a Cinisi, via Lungomare, magheggiare, salire a Cinisi, a casa non ci è arrivato. Eravamo certi che l'avessero preso, che l'avessero come tipo lupara bianca. Quella notte non abbiamo dormito.